Oltre 200 gli architetti presenti al convegno organizzato da Action Group Editore, il workshop di infoprogetto dedicato alle sfide dell'edilizia del futuro, riqualificazione di tecnologie, innovazioni, smart building, materiali e sostenibilità. E il 13 settembre 2016 ci troviamo ad Ancona, tantissimi progettisti intervenuti per un convegno pieno di interventi davvero molto interessanti. Vediamo. Noi produciamo sistemi scorrevoli e porte a battenti, quindi lavoriamo all'interno dell'involucro edilizio. Oggi ci confrontiamo con il problema della ristrutturazione, il problema della parete, dell'attacco muro, e appunto presentiamo i nostri sistemi che si basano sull'uso principale dell'alluminio e del vetro, ma anche di tanti altri materiali che oggi stanno venendo avanti legati alle tendenze dell'arredamento. Pensiamo al mondo della cucina col grass porcellanato, alle resine, quindi ci sono tante cose che oggi noi utilizziamo all'interno delle porte a battenti o scorrevoli o filomuro. Qui presentiamo appunto una linea di soluzioni a filomuro in cui diciamo facciamo un gioco per l'architetto, in cui presentiamo due prodotti, uno molto importante in termini di spessore con l'utilizzo del doppio vetro e uno invece dall'altra parte utilizzando lo stesso stipite filomuro, molto sottile con l'uso della lastra monolitica da 8 mm. Soluzioni che nascono da architetti, fondamentalmente da design, pensati quindi per i progetti dei progettisti e delle case del domani. Risolvendo anche tutta una serie di problematiche tecniche che oggi comunque ci sono nell'uso di questo tipo di prodotto, cioè il giunto che c'è tra l'alluminio e il cartongesso con le possibili fessurazioni e rotture che si creano e che noi con i nostri prodotti risolviamo. Da qui partiamo e facciamo una panoramica su tutte le soluzioni che offriamo, che sono tante perché 6 linee di prodotto e quindi tanti materiali. È davvero un'azienda molto flessibile la nostra, quindi in grado di adattarsi alla matita o penna dell'architetto, insomma.